il nuovo sindaco di Sulmona, che è Gianfranco Di Piero. Intanto congratulazioni sindaco. Grazie. Lo scrutinio non è ancora finito, però le percentuali sono decisamente a suo favore. E quindi intanto commentiamo a caldo questo risultato importante. È un risultato importante perché innanzitutto mi preme far rilevare che l'affluenza degli elettori è stata abbastanza alta, nel senso che abbiamo superato il 50%, ed era da un po' di anni che questo non si verificava nel secondo turno di ballottaggio, cioè avevamo avuto un'affluenza sempre inferiore al 50%. Abbiamo superato il 50%, siamo al 51%, quindi possiamo dire che è un consenso suffragato dal dato elettorale, dall'affluenza elettorale. È un consenso che ci dà molta soddisfazione perché dimostra che siamo entrati in sintonia con la città, il messaggio della nostra coalizione è stato recepito dalla città e questo ci fa veramente piacere. Andrea Gerosoli, non l'ha sentito il suo sfidante in questo caso? No, non l'ho sentito, sinceramente non l'ho sentito, presumibile lo sentirò nella prossima. Ha detto noi abbiamo provato comunque a contattarlo, Carmine all'inizio di questa diretta elettorale aveva detto che comunque avrebbe mandato anche un comunicato stampa a Giochi Fatti, insomma aspettiamo anche questo comunicato, ma intanto ritorniamo su questa vittoria. Adesso che cosa dovrà fare? Insomma la composizione, si parlerà della composizione quindi del nuovo Consiglio Comunale, ci sarà una giunta anche con degli assessori da nominare, che Sulmona riceverà nelle sue mani. Dunque, adesso come lei sa ci sono gli adempimenti, c'è la proclamazione, credo che avverrà già dalla giornata di domani, così mi è stato anticipato dagli uffici comunali che ho interpellato ufficiosamente, e poi passeremo alla composizione della giunta. Troviamo una città dove c'è da lavorare, insomma, in cui c'è da lavorare e cercheremo di farlo nel più breve tempo possibile, cioè di insediare la squadra di governo in modo tale da poter lavorare alacremente già dai prossimi giorni. Che settimane di campagna elettorale sono state quelle che l'hanno portata dal primo al secondo turno? C'è stato questo caso Gerosolimo, questa anomalia insomma che all'inizio ha spiazzato un po' tutti, perché una cosa del genere insomma non se la ricordava nessuno, non so se è accaduta altre volte. A mia memoria non credo fosse mai accaduta. E, sì, è stata sicuramente un'anomalia della nostra città, però c'è stata questa dichiarazione di disimpegno dalla campagna elettorale, non so come definirla, di autoestraniazione dalla campagna elettorale. Però poi nel contempo le liste che sostenevano il candidato Gerosolimo, che erano liste numericamente ben articolate, no? Ben composte numericamente, erano 7 liste, non ci dimentichiamo che al primo turno lui aveva schierato il maggior numero di candidati, avevano comunque deciso di proseguire la campagna elettorale e quindi hanno continuato nella propalazione del proprio messaggio elettorale. È stata in questo una campagna elettorale sicuramente anomala, ma non meno impegnativa, perché non era dato cogliere il senso di questa scelta di Gerosolimo, cioè se fosse un fatto tattico, se in qualche modo fosse un espediente per prendere di sorpresa i nostri elettori, perché sappiamo tutti che al turno di ballottaggio c'è comunque un calo fisiologico, anche consistente, della partecipazione. E abbiamo continuato a fare la campagna elettorale come se nulla fosse. Abbiamo continuato in questi 15 giorni a dialogare con la città, a fare manifestazioni pubbliche, a cercare di interloquire con l'elettorato nel miglior modo possibile. Nel suo sfogo personale, Gerosolimo ha scritto, era tutto già scritto, tutto contro la mia persona, insomma centrodestra, centrosinistra, avevano già preso accordi. Insomma lei ha risposto dicendo che insomma il civismo in realtà di Gerosolimo lo ha portato a fare un po' centrodestra, un po' centrosinistra, però diciamo il suo sfidante che è Vittorio Masci, che tra l'altro qui in piazza con lei, insomma cosa le ha detto dopo aver saputo di questa vittoria? No, mi ha fatto le congratulazioni, come si usa fare tra persone che si conoscono e come si usa fare tra persone che si stimano, che quindi hanno dei rapporti
improntati sulla cordialità e sulla civiltà dei rapporti umani. No, devo dire che non c'era nessun accordo, questo ci tengo a precisarlo, perché non c'è stato nessun accordo con il centrodestra. C'è stata in questa campagna elettorale la proposizione di tre modelli: il centrosinistra, il centrodestra e il modello civico. L'elettorato comunque, nella gran maggioranza, se sommiamo i nostri voti ai voti del centrodestra, ha dimostrato di voler optare per la forma dei partiti, cioè delle alleanze che prevedono anche partiti, di fatto superando il civismo che ha governato sul mondo degli ultimi anni. E semplicemente questo, non c'era nessun accordo.